Radio, ma io non ve lo racconto il romanzo, perché il romanzo l'ho letto. L'espediente letterario che è quello di spedire una lettera in una cassetta anonima, aspettando naturalmente la risposta che verrà. È un espediente letterario, noi sappiamo il manoscritto trovato in una bottiglia di Edgar Allan Poe, sappiamo anche le lettere che vengono scritte da Cyrano de Bergerac, sotto falso nome naturalmente, eccetera, eccetera. Spedita la lettera, si attende una risposta che piano piano viene, inizia una corrispondenza. E da dove nasce questo gesto? E anche questo espediente letterario molto sottile, direi. Nasce naturalmente da una solitudine avvertita, dal desiderio di un incontro, soprattutto dal desiderio di non mettere in mezzo tra chi scrive e chi poi risponderà, se risponderà, come risponderà in effetti. L'imbarazzo del corpo, l'imbarazzo della presenza, pensando la protagonista Serena, che nelle lettere si è sinceri, non c'è il mascheramento. Naturalmente noi sappiamo poi che nelle lettere c'è anche il mascheramento, ma insomma la cosa va avanti, anzi un po' di più a volte, no? Proprio perché tanto dice la lettera, no? Allora un pochino invento, un po' mi presento, eccetera. È un romanzo che affida proprio alla corrispondenza anche la necessità della protagonista di conoscersi. È come un'autoanalisi. Scrivendo e ricevendo la risposta, la protagonista si conosce meglio, nello stesso tempo non avverte più tanta solitudine perché sente che c'è un interlocutore che l'ascolta, fa altre conoscenze, ha un'amica del cuore Chiara con cui si lascia e con la quale poi si riprenderà, ha un'amica vicina di casa, Anna, una donna molto grande d'età, che ha altre esperienze, che ha fatto una vita diversa, si incontrano però, si riconoscono nel desiderio profondo di essere quello che si è. La protagonista, infatti, questa signora Anna, fa anche le carte e ci crede alle carte, un po' forse come qualcuno di noi ci crede, io magari no, però una volta o l'altra ci sono anche capitata, un po' ridendo, un po' per scherzo, un romanzo che nel cercare un interlocutore, dicevo prima, la protagonista cerca se stessa e arriva anche a capire che cosa vuole di preciso, qual è la via che vuole seguire, con chi la vuole percorrere questa via, e arriva poi anche dopo qualche interruzione, arriva anche ad avere un incontro con questo interlocutore che si chiama Ben, si firma Ben, Benedetto, Benito, Benvenuto, non lo sappiamo, Ben, si firma così. Ma nel momento in cui avviene l'incontro e il libro finisce, il libro potrebbe iniziare, nel senso che a quel punto tutti possiamo chiedere: e la vicenda come continua? La ricerca di lei e anche la ricerca del suo interlocutore Ben, che risponde, e risponde anche qualche volta per le rime, cioè come la protagonista desidera, continueranno a vedersi? Non continueranno? Dove andranno? Faranno la strada insieme?
si caleranno da quel momento dentro la città, nei viali, non so, dentro una casa, si incontreranno anche sentimentalmente, anche magari con un abbraccio. Ecco, il punto di interrogazione finale è un punto aperto che a me è piaciuto particolarmente, perché così come inizia con una lettera spedita a uno sconosciuto, finisce con un punto di apertura verso un'altra ricerca, che non è più letteraria, epistolare, eccetera, eccetera, ma sarebbe con quattro gambe, quattro braccia, due teste, due visi e parole vive, non più di nella lettera, ma parole vive. Un po' per davvero e un po' venendo fuori dicendo: ma guarda un po', ci ha proprio indovinato. Come si pone questo romanzo nella narrativa di oggi? Perché poi c'è anche un discorso da fare. Non è un romanzetto, è un romanzo. Non è cervellotico, quindi si legge volentieri e facilmente. Però io mi chiedo, io lettrice e anche io qualche volta che faccio critica letteraria, anche spesso mi chiedo: ma rientra nella narrativa di oggi? E non sarebbe un problema se non rientrasse. Invece ci rientra, perché la narrativa di oggi, potrei citare altri nomi, nomi anche famosi di donne e di uomini, la narrativa di oggi non va alla ricerca nelle proprie vicende di rispondere ai massimi sistemi, di andare a indagare che cosa sia la vita, l'esistenza, ma che fine facciamo, ma dove andiamo, eccetera. È una narrativa che entra nelle esperienze del singolo, del personaggio, di noi, nelle esperienze quotidiane, per cercare dentro queste esperienze quotidiane il filo che possa condurre a una vivenza, a una possibilità di vivere senza grossi inciampi. Come dire, insomma, qual è il destino degli uomini finale, delle donne finale, dell'umanità? Il destino finale lo indagano i filosofi, l'hanno indagato i filosofi. Lasciamo ai filosofi il loro mestiere. La narrativa oggi si interessa della quotidianità, delle vicende di oggi, delle esperienze che possiamo fare e dalle quali, se sono brutte, vogliamo uscire, e se sono belle, vogliamo in qualche modo che durino e che noi ci si possa stare dentro senza difficoltà. Quindi non è un romanzo campato in aria, è un romanzo che rientra in una narrativa dove ci sono, non so, Gamberale, Pastorino, Lupo, e potrei citarne tanti altri. Allora, è una biografia, finisco poi dialoghiamo. Io sono sempre restia a pensare che un libro sia una biografia, la narrazione delle proprie vicende, perché tra quello che lo scrittore, il poeta, l'artista anche pensa, deve fare i conti poi con quello che è nella pagina, e tra quello che io penso, io scrittrice che penso di scrivere un libro, di scrivere una poesia, e il libro realizzato, passa la parola, e la parola è invenzione. È invenzione non solo della vicenda, ma è l'invenzione della biografia
e dell'esperienza che lo scrittore, la scrittrice in questo caso, ha. Dentro quell'esperienza c'è poi il mondo, c'è poi il sogno, c'è il desiderio, c'è quello che si vive e che non si vive. Quindi la biografia ci mettiamo sempre, è una biografia, ci mettiamo sempre un punto interrogativo. Io a scuola, per esempio, quando ero felice a scuola, io sono stata molto felice a scuola, facevo sempre un esempio con i ragazzi, no? Che sapevano tutto naturalmente, molto più di me. E dicevano, ah, sti poeti, sempre tristi, sempre avviliti, non... gli va male l'amore, gli va male la vita, gli va male tutto, ma che roba! Allora dicevo un verso di Ungaretti, etamo, ed è continuo schianto, e si alzava quello che sapeva tutto, vede? È l'amore che gli ha dato male, no, è un verso dedicato al figlio di 10 anni che gli è morto tra le braccia, insomma, in poco tempo, con una malattia fulminante, e il verso è dedicato al figlio, certo un verso d'amore, perché l'amore è per il figlio, poi l'amore è per gli amici, per i genitori, ha varie sfumature, quindi non è, ecco, allora non è una biografia, anche se è parlato, è scritto in prima persona, la protagonista dice io naturalmente, anche se il linguaggio è il linguaggio di tutti i giorni, per esempio a un certo punto dice mi immagino che domani non piova più, mi immagino, io avrei scritto per esempio desidero, suppongo, spero, vorrei, no, mi immagino, così come noi diciamo tutti i giorni, mi immagino che, oppure eccetera, quindi è un linguaggio quotidiano, ma naturalmente, perché se descrive una vicenda quotidiana non può in questo caso usare il linguaggio, e poi siamo nel 2022, la narrativa del Novecento è restata al Novecento. Oggi parliamo in un modo diverso, scriviamo in un modo diverso, ragioniamo anche, male o bene, non lo so, certamente in un modo diverso, anche più riduttivo rispetto a 10, 20, 30 anni fa, come i miei nipoti quando mi chiedevano, i miei trisnipoti, bisnipoti che vanno a scuola, mi chiedevano, dice, guarda, non ho capito questa cosa, me la puoi dire? Dico sì, al telefono sì. Allora comincio, dice, ma tu cominci sempre dalla Fondazione di Roma. Ma io la voglio così, sintetica. Questo è il mondo di oggi, e gli scrittori non possono scrivere il mondo di oggi, naturalmente. Allora, detto questo, io passerei ad alcune domande. Se sono stata chiara, se ho delineato abbastanza bene, abbastanza chiaramente, diciamo, questo libro fatto di capitoli che si legge in un soffio. Allora, io so che tu scrivi da sempre, no? Sì. Come accade a noi che scriviamo già da piccoli, magari abbiamo messo giù qualche pensierino, qualche poesiola. Amore che rima con cuore, gli amori che finivano sempre male, no? Ecco, però al di là dell'inizio, da piccoli, vorremmo sapere, voi in sala, come hai iniziato e come hai pensato a questo romanzo. Corrispondenze, che non è solo la corrispondenza, ma è una corrispondenza quasi d'amorosi sensi, direbbe Foscolo, no? È una corrispondenza, è una richiesta e ricerca di corrispondenza sentimentale, di corrispondenza di sintonia, ecco, tra una persona e l'altra o tra le persone, quello che noi desideriamo.
Ecco, come hai iniziato? Come hai pensato a questo romanzo? E perché? Innanzitutto vi ringrazio per essere qui, buonasera a tutti. Sì, come ha detto Maria, scrivo da sempre, sin da quando ero piccolina, ho sempre scritto poesie o comunque pensieri anche sui giochi che facevo con i miei amici, che diventavano delle avventure fantastiche, quindi magari dopo aver passato un pomeriggio a giocare nei giardini, insieme nel parco, nel quartiere, insieme ai miei amici, tornavo a casa e scrivevo le mie storie che diventavano delle avventure dove noi eravamo gli eroi. E quindi ho iniziato a scrivere per passione. E poi col passare del tempo è diventata anche una sorta di scrittura terapeutica, un po' come è per la protagonista di questo libro, Serena, che appunto ritrova nella corrispondenza anche proprio una sorta di terapia. E questo romanzo ho iniziato a scriverlo nel 2012, quindi parecchio tempo fa, mentre ero in vacanza a Londra. Ho avuto quest'idea guardando le cassette, in realtà loro hanno la buca per le lettere sulle porte, guardando le buche delle lettere mi è venuta quest'idea di questa lettera lasciata a uno sconosciuto, e da lì ho elaborato quest'idea. E le prime cose le ho poi pensate mentre ero sull'aereo del ritorno, ho sempre un taccuino dove mi appunto le cose che mi vengono in mente, e poi l'ho elaborata col tempo, però l'ho sempre lasciato un po' nel cassetto. Scrivevo un capitolo, poi dopo qualche mese scrivevo un altro capitolo, passavano i mesi, passavano gli anni, e quindi era sempre rimasta, diciamo, come uno di quei desideri che restano chiusi nei cassetti. Poi invece nel 2020 ci siamo ritrovati tutti chiusi in casa, a causa di forze maggiori, e quindi avevo tempo, e nel giro di un mese ho quello che era un libro composto da due, massimo tre capitoli, è diventato un romanzo. E così alla fine è uscito fuori Corrispondenze. La vicenda di Corrispondenze finisce dove inizia presumibilmente un'altra vicenda. Il manoscritto è arrivato più che a destinazione. Allora cosa pensi? Quel rapporto, quella relazione che la protagonista ha cercato e che nella corrispondenza, nelle lettere si è anche verificata fino a un certo punto, continuerà, non continuerà, sarà o non sarà? Allora, questo vorrei lasciarlo decidere al lettore. Perché effettivamente, dicevi prima, che è un finale aperto, perché è un cerchio, sì, ma un cerchio che non si chiude, ovvero potrebbe chiudersi o meno, perché c'è sicuramente un incontro, però non sappiamo cosa succederà in seguito, che tipo di incontro sarà, cosa porterà, cosa nascerà, se nascerà, ma non sappiamo nemmeno se quell'incontro che c'è è l'incontro con la persona con cui ha scambiato effettivamente questa corrispondenza epistolare. Non si sa, potrebbe essere un'altra persona o potrebbe essere la stessa persona, e credo che ho voluto lasciare volutamente appunto un interrogativo, proprio perché per dare la possibilità al lettore di immaginare, pensare e scrivere la propria storia, il proprio finale, anche in base a quello che sono le sue esperienze e a quello che questo romanzo, questa storia mi ha suscitato. E quindi, chi lo sa? Senti tu,
sei una ragazza, una donna che ha letto, che ha studiato, che ha letto molto anche, che sa le lingue, che traduce, dunque la lingua la sai usare, la conosci, la sai impastare, impostare, non è una cosa di tutti i giorni, no? Tradurre da una lingua ad un'altra, vari testi, letterari o meno letterari, tu hai letto anche in lingua, direttamente in lingua. Ora, nel tuo romanzo c'è un linguaggio proprio che non fa una grinza dall'inizio alla fine. E credo che tu ci abbia lavorato molto, perché non è semplice tenere sempre uno stesso registro, no? Il registro quasi del parlato, il registro quasi di pensieri che vengono senza che uno dica, oh, ci deve usare il congiuntivo oppure l'indicativo, no? È un esempio semplicemente, non so, devo usare muro oppure devo usare proprio mattoni, devo usare intonaco o devo usare, ecco, la lingua scorre e viene tenuta su uno stesso registro dall'inizio fino alla fine. Ora io ti chiedo, è stato difficile mantenere questo livello di lingua? E come e perché hai usato questa lingua? Così, la lingua del parlato, la lingua dell'attualità? Perché i personaggi sono di oggi oppure perché? Allora, un po' sì, perché i personaggi sono di oggi, quindi vivono nel nostro stesso contesto sociale, temporale, quindi volevo che utilizzassero una lingua che fosse riconoscibile e che in questo modo aiutasse anche il lettore ad immedesimarsi con i personaggi e con le situazioni che loro vivono. E quindi per me era proprio importante riuscire a far parlare tutti loro, chi più chi meno, perché ci sono anche personaggi un po' più grandi d'età, e quindi per esempio la signora Anna, essendo una signora più grande, ogni tanto utilizza qualche vocabolo un po' arcaico dei suoi tempi, però comunque appunto tutti i personaggi, essendo personaggi contemporanei, parlano la lingua contemporanea di tutti i giorni, le loro vicende sono quelle di tutti i giorni e quindi parlano la lingua quotidiana che parliamo tutti noi. Non mi è stato difficile mantenere questo tenore nel momento in cui avevo deciso il carattere e le caratteristiche, insomma, dei vari personaggi. Nel momento in cui ho deciso che un personaggio doveva fare determinate cose, doveva comportarsi in un determinato modo, doveva pensare in una determinata maniera, non mi è stato difficile. Mi è stato forse più difficile cercare di delineare prima i caratteri delle persone, dei protagonisti. Ma una volta poi deciso come rappresentarli, alla fine questo linguaggio è venuto spontaneo, perché comunque loro erano spontanei, era come se loro stessi in un certo senso si scrivessero da soli. E quindi la difficoltà in sé è stata più inizialmente cercare di capire quello che era, dove volevo andare a parare, diciamo così. Ma una volta compreso questo, poi è filato tutto abbastanza liscio, tant'è che ho finito questo romanzo nel giro di un mese, quindi è andato molto sono andata molto spedita. E la cosa forse più complicata, che inizialmente, soprattutto nei primi capitoli, trovavo difficile, era mantenere il tempo verbale al presente, perché
perché siamo molto abituati a leggere e a scrivere a terza persona singolare. Invece io volevo proprio che fosse un romanzo un po' più personale, ed è per questo che è narrato in prima persona. Quindi inizialmente mi veniva difficile perché a volte mi dimenticavo di questa mia scelta, ma poi tornando, rileggendo e andando avanti con la scrittura mi è risultato un po' più facile. I personaggi, Serena, Chiara, Anna, Ben e tanti altri, e altri, non sono molti, non so se sì. Vivono le loro emozioni e le loro sensazioni, ma non ci piangono sopra, non ci ridono sopra e non ci piangono sopra. E mi sembra, sapete anche voi, che vedete i film, soprattutto italiani, non c'è lo scoramento per quello che non c'è ancora, lo scoramento per quello che non c'è più. Una volta magari avremmo scritto pagine, no? Su quello che non ho. Ah, non ho. E il cuore che andava a pezzi. Qui il cuore non va a pezzi. Ecco, ti sembra o hai scelto questa modalità? Perché questa è la modalità di oggi. Di non piangere, di non rimpiangere e di non correre dietro a quello che non c'è. Oppure, non so, ecco, questi personaggi io li trovo come personaggi di oggi che hanno con le loro emozioni un rapporto distaccato. Ho letto bene secondo te? Allora, più che un rapporto distaccato, credo che imparino a gestire le loro emozioni, perché inizialmente Serena, quando inizia la storia, non è serena. Però alla fine, dopo tutte le vicende, dopo le corrispondenze, sia epistolari ma anche di vita, le sincronicità della vita, gli incontri, e si ritrova e diventa serena. E ecco, una cosa che prima avrei voluto dire è che quando si parlava dell'incontro finale, che ho lasciato un po' aperta questa cosa, l'ho lasciata aperta anche perché l'incontro non è tanto l'incontro con un'altra persona, ma l'incontro con se stessa. Serena alla fine ritrova, scopre, incontra e rincontra se stessa. Quindi si conosce, impara a conoscersi e quindi non è tanto importante chi incontra, chi è la persona che incontra, con la quale si relaziona, e l'importante è proprio il viaggio per arrivare a un incontro con se stessa. Quindi anche per questo motivo c'è un finale che lascia un punto di domanda. E per quanto riguarda il distacco verso le proprie emozioni, ripeto, secondo me più che il distacco è proprio l'imparare a gestirle, non farsi sopraffare da esse, perché nel momento in cui ti fai sopraffare poi non riesci più nemmeno ad affrontare le difficoltà della vita. Quindi penso che con questo romanzo dei messaggi che ho voluto lasciare, che vorrei che i lettori possano cogliere, che proprio a volte è necessario vedere le proprie emozioni, non dico non viverle, ma vederle forse sì con il giusto distacco, ma questo non vuol dire non viverle, per poterle poi superare, non farsi sopraffare, perché altrimenti l'obiettivo è difficile raggiungerlo, perché se viviamo in una condizione di mancanza e di disperazione sicuramente non riusciremo ad arrivare al nostro obiettivo. E quindi vederle un pochino più, magari con un occhio un po' più distaccato.
peccato o un atteggiamento un po' più positivo aiuta anche ad affrontare le difficoltà, come fa Serena, che ha diverse difficoltà, ma alla fine, grazie all'aiuto che ha all'interazione che ha con altri personaggi, ma anche e soprattutto con se stessa, riesce poi a superare tutte quelle che inizialmente, tutte le difficoltà che per lei inizialmente erano insuperabili e insormontabili. Mi hanno colpito i due nomi. Sì. Anna, perché Anna è la mamma della Madonna, io sono laica, però insomma i testi sacri li conosco, la simbologia anche la conosco anche. E credo che tu abbia, penso che tu abbia riflettuto sui nomi. Le due amiche, la protagonista si chiama Serena, l'amica si chiama Chiara, la donna, la signora grande che la incontra come vicina di casa, quella che fa le carte, la sapienza insomma, no? La sapienza dell'esperienza, si chiama Anna. Un personaggio biblico, un personaggio evangelico, un personaggio eccetera. Ci hai ragionato su questi nomi? Anche perché io penso che, credo, suppongo, ma non ha importanza se non è così, che tu abbia anche conoscenze semiologiche della semiotica, no? Qui a Urbino hai studiato quando c'erano Paioni e tutto il centro, e ci sono studi proprio sui nomi che danno una limpidezza, solo ragionando sui nomi, la limpidezza alla vicenda. Ci hai pensato o sono venuti così? Sì, sui nomi ho studiato tantissimo, forse è la cosa su cui ho ragionato di più, perché volevo che fossero un po' suggestivi della vicenda, ma anche del carattere dei personaggi, sia magari suggerendo proprio un lato del loro carattere, oppure l'opposto del loro carattere. Vi dicevo prima che Serena inizialmente non è Serena, ma poi diventa Serena, quindi era fondamentale, ho proprio ricercato questo nome perché volevo che fosse quasi una sorta di presagio di tutta la storia e che la rappresentasse in pieno. Chiara, anche Chiara l'ho cercata, l'ho scelta e hai detto bene, hai colto bene tutta questa la faccenda della limpidezza, perché comunque anche il loro rapporto aveva bisogno di ripulirsi di certe cose che erano capitate e quindi era necessaria una certa chiarezza e una certa serenità. Ho ricercato tantissimo anche il nome di Anna, appunto i riferimenti di cui ha già parlato Maria, ma mi piaceva anche perché è un nome che, essendo una parola palindroma, a me mi suscita proprio anche, non so come dire, però mi fa pensare sia alla saggezza ma anche a una persona che ha tanto da dare e tanto da insegnare, e quindi Anna secondo me proprio era il nome giusto per quel personaggio. E ho ricercato tanto anche il nome di Ben, perché volevo un nome corto, breve, che potesse essere, come hai detto prima, può essere Benito, può essere Benjamin, può essere un abbreviativo di altri nomi, ma volevo che fosse un nome corto e volevo che simboleggiasse un po' un'apertura, quindi ho utilizzato una vocale aperta, come la E, che mi dava proprio l'idea di un'apertura, perché alla fine i protagonisti, i personaggi che si scambiano queste corrispondenze, si aprono l'uno all'altro. E quindi cercavo appunto dei nomi che esprimessero questa apertura, questa chiarezza e questa limpidezza. L'ultima domanda che è questa: hai compiuto un viaggio in corrispondenza, il protagonista ha compiuto un viaggio
dalla confusione in sé, dai conflitti in sé, alla chiarificazione dei conflitti e allo scioglimento quasi della confusione. I conflitti possono restare, ma la confusione si scioglie. Allora, qualcuno dice, il viaggio non conta per quello che io raggiungerò, conta e ha valore per quello che io attraverso durante il viaggio. E per giungere in un certo posto. Se sei d'accordo con questa proposizione, con questo pensiero, e se pensi, se stai pensando, se hai già nel computer il prossimo libro, o la tua poesia, non so. Allora, sì, sono d'accordo, anzi, è proprio, diciamo, il fulcro di questo romanzo è proprio questo, è l'importanza del viaggio, non tanto della meta. Infatti c'è un capitolo in cui proprio questa frase torna, e sì, perché Chiara fa un viaggio non tanto fisico ma introspettivo, e quindi trova se stessa, e l'importante, penso, nella vita è proprio riuscire a ritrovare se stessi. E quando dicevo prima che lei ha fatto questo incontro, è un incontro con una parte di lei che non conosceva, o meglio non riconosceva, perché era già dentro di lei, però non era in grado di vederlo. E grazie alle esperienze che fa, alle corrispondenze che intraprende, lei trova quello che già aveva dentro, lo riconosce, e quindi sì, sono assolutamente d'accordo. E per quanto riguarda i prossimi progetti, sì, ho già in mente ho già delle idee, qualcosa è già stato scritto. Io ho l'abitudine poi di scrivere sempre a mano e appuntarmi le cose nei taccuini, nelle agende che trovo, che ho sempre con me, e ho in mente una nuova storia che è legata a corrispondenze, e proprio perché c'è un personaggio che a me piace tantissimo e generalmente è il personaggio preferito di tutti quelli che leggono corrispondenze, ed è la signora Anna. E quindi, siccome io voglio conoscere la signora Anna, vorrei scrivere la sua storia. Bene. Qualcuno vuole intervenire non solo con domande ma con osservazioni, con richieste a questa giovane scrittrice rubinate, a cui auguriamo tanta strada. Io volevo chiedere a Elena se ha fatto un'esperienza reale di una corrispondenza con un'altra persona, e se è questa che le ha permesso di scoprire quanta profondità, quanto spessore c'è. Non è un'autobiografia, però sicuramente le mie esperienze, alcune esperienze che ho vissuto si possono ritrovare in questo libro, perché comunque uno scrittore, anche se scrive di una storia, di personaggi inventati, chiaramente scrive di ciò che conosce, e quindi sicuramente le mie esperienze mi hanno aiutato a scrivere questa storia. E quando ero piccola intrattenevo delle corrispondenze anche con qualche amica, con delle cuginette, che pur magari vedendoci abbastanza spesso avevamo l'abitudine di scriverci delle lettere. Mi ricordo che in età adolescenziale, ma anche fino ai primi anni dell'università, tenevo un diario con una mia amica del cuore, che appunto
nei primi anni dell'università ho studiato fuori e quindi avevamo un diario che condiviso, che scrivevamo e quando lo tenevamo magari non so, un mese o due a testa e scrivevamo in questo diario i nostri pensieri, quando ci vedevamo ce lo scambiavamo e così era anche un modo per tenersi aggiornate su tutte le vicende che ci capitavano, anche perché all'epoca sì c'erano telefoni, messaggi, ma non come ora che non c'erano tutta questa corsa ai social e quindi preferivamo scriverci manualmente, quindi scambiarci questi diari. Quindi sì, sicuramente le corrispondenze, che queste corrispondenze, anche se non erano proprio delle lettere spedite, ma comunque erano comunque delle corrispondenze scritte, hanno contribuito a forse farmi elaborare l'idea di questo romanzo. Quindi sì, poi sono sempre stata abituata a scrivere, ho sempre tenuto diari, quindi anche se erano i diari verso un interlocutore immaginario, comunque c'era un interlocutore, reale o non reale che fosse, c'era sempre un interlocutore. Quindi sì, diciamo che pur non essendo una storia autobiografica, ho sempre avuto corrispondenze nella mia vita e quindi evidentemente questo si ritrova, l'idea è venuta anche da lì e si ritrova poi nel romanzo. La città, quanto, dove cresce Serena e quanto incide quello che la circonda per farla crescere, per farla arrivare ad essere Serena? Allora, premettendo che non è ambientato Urbino, nel senso che non viene mai citata la città di provenienza, proprio perché volevo lasciare un po' aperta che questa cosa, come dicevo prima, volevo che il lettore si immedesimasse e quindi non volevo proprio dare una connotazione geografica. Però si capisce che Serena vive in una realtà non tanto grande come può essere quella di Urbino. Quindi io, avendo vissuto qui per quasi tutta la mia vita, ho vissuto anche Torino, Londra, però ho vissuto qua per quasi tutta la mia vita, quindi sicuramente la realtà di una città piccola, per quanto storicamente importante come Urbino, si respira un'atmosfera molto simile a quella urbinate. E sì, il contesto in cui vive l'aiuta tantissimo, perché comunque le vicende che la fanno crescere sono le vicende di tutti i giorni, sono le vicende della quotidianità, quindi quelle che lei vive nel contesto in cui appunto vive. Quindi sì, le relazioni sono, a parte la corrispondenza con una persona che vive in un'altra città, sono proprio anche le relazioni che ha con le persone che vivono nel suo stesso quartiere, nella sua stessa città. Quindi sì, questa esperienza la fanno crescere. Se non ci sono altre domande, vorrei leggervi un passo del libro di come scrivo. Finita la cena, mi sembrò il momento adatto per darle il regalo di Natale. Le avevo incorniciato una fotografia che le avevo scattato qualche tempo prima. L'avevo vista mentre stava lavorando al suo orticello e mi ero avvicinata senza che lei se ne accorgesse. Stava china su qualche pianta, ma a un certo punto si era alzata e si era messa a osservare l'orizzonte. Aveva il fiatone e un po' di terra sulla fronte perlata che si era asciugata con le mani sporche di fango. Ma quello che più mi aveva colpito era il suo sguardo, quegli occhi grigi che contro il sole avevano assunto dei riflessi viola, sembravano sfidare il mondo. Guardava qualcosa oltre l'orizzonte che sembrava vedere solo lei e sembrava dirgli: «Sono ancora qui e non mi sposto». Mi era sembrata bellissima. Avevo intravisto il viso di una giovane donna di infinita bellezza, che poi era sfiorita con gli anni, ma che era ancora intuibile tra le pieghe delle rughe. Il suo sguardo fiero era testimone di quell'antica bellezza. Avevo immortalato quell'istante. Avevo colto l'attimo perfetto in cui tutte le sue emozioni e i ricordi passati si erano palesati tramite i suoi occhi. Adoravo quella foto
e volevo che ce l'avesse lei. L'avevo fatta stampare e messa in una cornice povera, di legno. Non dovevano esserci fronzoli. Era già perfetta lei. No, volevo parlare solo di un episodio, perché semplicemente con le corrispondenze che scrivevo gli anni con gli amici. Da piccolina, sapeva appena scrivere, io sono il padre, sarebbe stato male. Tornando a casa, lei aveva adoperato una piantina, ma aveva già fatto. Mi ha scritto un bigliettino e lui me l'ha detto. Potevo usare la piantina,